che abbiamo di fronte non è una crisi come le altre, non è un qualcosa che preluda, come tutti ovviamente i media ci raccontano, a una soluzione, a una fuoriuscita, no? Che in qualche modo ci consente di ritornare alla situazione precedente, ma è un processo di declino di tempo lungo dell'Europa, della civiltà occidentale in generale e ovviamente anche e soprattutto di questa piccola Italia. Questo per me è molto importante perché, come dire, la cornice dei rendimenti decrescenti, la cornice evolutiva che ho cercato di tracciare nel mio libro, come dire, cambia, direi, alla radice la lettura della situazione e quindi anche le proposte di intervento, no? Il modo stesso con cui ciascuno di noi può immaginare la propria strada per fuoriuscire appunto da questa situazione. Lo dico con una battuta, no? Tutto l'immaginario che sta attorno, credo, no? Una figura come Renzi, qual è se non quella di dare, come dire, no? Forse più di altri, una lettura tutto sommato positiva, no? della situazione, una speranza di ritornare alla crescita, no? Di ritornare al mondo che era negli anni 80-90 e, no? In qualche modo riuscire a recuperare, no? L'Italia deve ritornare ad essere competitiva, eccetera. Questa cornice è esattamente quella che dal mio punto di vista ci impedisce di uscire dalla situazione in cui siamo, no? Dobbiamo abbandonare questa cornice, capire che quello che abbiamo di fronte è un processo progressivo, no? No, il declino dell'Italia non è appunto una questione legata alla congiuntura, è un processo di trasformazione di tempo lungo e la cosa fondamentale è capire che le cose stanno così e a partire da questo reinventare, diciamo, le possibilità di soluzione. Ovviamente il discorso è molto complicato, ma decrescita per me significa oggi innanzitutto capire la cornice evolutiva in cui ci troviamo. La prima cosa che direi è semmai domandarsi come mai è stato possibile pensare che l'economia non fosse sottoposta alle leggi della natura, alle leggi della fisica e in particolare ovviamente al secondo principio della termodinamica. Questo è un discorso che ci porterebbe lontano, ovviamente ha a che vedere con la divisione dei saperi, col fatto che l'economia nell'Ottocento soprattutto è diventata una scienza autonoma e che ha pensato di potersi pensare indipendentemente, insomma, no, dai fondamenti fisici e biologici. Per quale motivo l'economia è soggetta a leggi della termodinamica? Ma perché qualsiasi attività, qualsiasi processo di trasformazione, no? Perché questo poi è fare economia, prendere delle cose, trasformarle e cercare con questo di creare un valore, insomma, e ogni processo di trasformazione richiede energia, richiede calore, e questo calore ovviamente si disperde e una volta disperso non può più essere recuperato, no? Quindi la vita stessa, è la vita di ciascuno di noi, di ciascun animale, no? È in quanto tale, in quanto esseri viventi, esseri biologici, è sottoposta alle leggi della termodinamica e ancora di più ovviamente processi che coinvolgono strutture enormi, no? Come può essere, che ne so, la produzione di automobili o di mais o di animali per l'allevamento intensivo per il consumo di carne. Tutti questi sono processi fortemente entropici che impattano significativamente sulla natura e sui fragili, no, equilibri dell'ecosistema.
Questo è davvero un passaggio, come dire, di visione del mondo, no? Nel senso che immaginare la nostra vita, le nostre attività, non solamente economiche, come un qualcosa che si svolge, come dire, all'interno di limiti, no? All'interno di soglie che, per quanto difficili da determinare, alle volte in movimento, ci sono, no? E ci sono per qualsiasi processo, oserei dire, no? Sia in ambito fisico che in ambito biologico che in ambito sociale, no? Esistono delle soglie, quindi esistono, come dire, processi, strutture che hanno una misura giusta, no? Una scala giusta, e a quella scala tutto funziona bene. Quando si raggiunge o si supera quella scala, si raggiungono dimensioni enormi come sono oggi le imprese di produzione, ovviamente ancora di più le strutture finanziarie che le controllano, ma ovviamente anche così, insomma, le grandi burocrazie, le grandi amministrazioni, il gigantismo, no? A cui siamo purtroppo sempre più abituati. Anche Ebbene, l'Unione Europea, secondo te, anche? anche certo, anche in qualche misura queste megastrutture europee, tutto questo è al di sopra dei limiti, no? Non ha una misura giusta, quindi ritrovare la giusta dimensione, il limite è il fondamento, direi, della visione a cui noi ci ispiriamo. Una cosa che mi sembra importante sottolineare è che comunque la tecnologia non è un processo, come dire, continuo, no? In qualche modo l'immaginario dominante oggi tende, così sottoponendoci a continue, no, innovazioni, tende a farci pensare che l'innovazione sia un processo sostanzialmente continuo e che quindi vada semplicemente incrementato, accelerato, favorito. Non è così. Le innovazioni sono molto diverse tra loro, seguono processi di tipo ciclico. E come diceva Georgesco con una frase che credo rende l'idea, esistono alcune innovazioni che hanno un carattere prometeico, cioè aprono completamente nuovi scenari, nuovi spartiacque entropici addirittura, no? Per esempio con la rivoluzione legata alla macchina a vapore prima e poi al motore scoppio, eccetera, no? Si sono aperti nuove fonti di energia, no? Il carbone appunto prima, il petrolio poi, che hanno aperto a cascata delle vere e proprie rivoluzioni, con tutta una serie ovviamente di innovazioni accaduta. Però ecco appunto, le innovazioni prometeiche, innovazioni di questo genere non accadono tutti i giorni, no? Lui riteneva che nella storia dell'umanità solamente due o tre cicli di innovazione potessero avere questo carattere di aprire completamente nuovi scenari. Perché poi che cosa accade? Che quando diciamo così, una tecnologia raggiunge la sua maturità, no? La sua E quindi, se vogliamo, un picco di efficienza e di diffusione, se vogliamo, anche sul mercato, ebbene, da un certo punto in poi, comincia a costare sempre di più, per esempio, la materia di cui si nutre, e comincia quindi un ciclo di, appunto, se vogliamo, il raggiungimento di un picco, di una sorta di maturità e poi dopo un declino, no? Quindi ciascuna, innovazione va vista come un processo ciclico piuttosto che come un processo lineare, e ha una fase di espansione, ha una fase di maturità, segue necessariamente una fase di declino. No, è chiaro che se vogliamo fare più pizza abbiamo bisogno di più farina, di più pomodori e di più energia, anche se abbiamo un forno tecnologicamente avanzato o due cuochi al posto di uno. Questo ci fa capire molto bene come, rispetto soprattutto a certe risorse fondamentali, a certe materie prime fondamentali, l'innovazione tecnologica comporta comunque un maggiore impatto sull'ecosistema, una maggiore, diciamo, quantità di materie prime,
di materia e di energia piuttosto che non il contrario. E poi soprattutto, questo è un aspetto che spesso non si coglie, la maggiore complessità della tecnologia comporta in generale un maggiore impiego di energie e di risorse. Fare cose più complesse difficilmente si riesce a fare con meno energia e con meno materia. No, il tentativo che io faccio nel libro di portare anche dei dati, insomma, no? Delle evidenze empiriche piuttosto consistenti su un processo di declino, o più precisamente di rendimenti decrescenti, che si sta manifestando in vari ambiti, quindi a partire da quelli più legati alla natura fisica, diciamo, dei processi, quindi appunto l'agricoltura, ovviamente, innanzitutto l'energia, sull'energia è molto evidente. Come per esempio negli anni, diciamo, dell'abbondanza, no? Che sono stati in Occidente essenzialmente i primi decenni del secolo, gli anni 20, gli anni 30, l'energia era, ovviamente l'energia che proveniva essenzialmente dal petrolio, era estremamente abbondante. Questo significa che, per dare una misura, era possibile con diciamo un barile di petrolio, con l'energia impiegata per estrarre il petrolio, con un solo barile se ne ottenevano 100 in cambio. Oggi siamo attorno a 1 a 15, no? Oggi ovviamente c'è molta retorica sull'innovazione tecnologica, ma se pensiamo ad alcune cose anche abbastanza banali, come per esempio la velocità di spostamento dei nostri mezzi, pensiamo all'aereo per esempio, no? Negli anni 50 i nostri aerei a reazione grosso modo sorvolavano gli oceani alla stessa velocità degli aerei attuali. Questo in realtà ci dice una cosa che è molto più potente di quella che io ho cercato di dimostrare nel libro, e cioè ci dice che non c'è più incremento di velocità. In realtà quello che ho voluto dire è semplicemente che questi incrementi sono andati rallentando. Il punto è che nessuna società può continuare all'infinito in un processo in cui ciò in cui investe le proprie risorse fondamentali restituisce sempre di meno e costa sempre di più. La decrescita, dice spesso Latouche, credo abbia ragione, non è una formula, è una matrice di possibilità, questo è importante, per cui quello che accadrà ovviamente nel Texas piuttosto che in Grecia o in Cina è ovviamente molto diverso, e le strade che quindi, no, diverse, diciamo così, società, no? In qualche modo seguiranno in questo percorso, in parte, dal mio punto di vista, inevitabile, sarà ovviamente molto diverso, non possiamo racchiuderlo in una formula magica, questo è importante sottolinearlo. Tuttavia è chiaro che dal mio punto di vista decrescita significa in qualche modo muovere verso questo progetto di una società in qualche modo sostenibile, no? Quindi che abbia un bilancio ragionevole nelle proprie relazioni con la natura da una parte, e che ovviamente risolve alcune delle contraddizioni, diciamo, che appaiono invece insanabili nella società della crescita, che sono poi ovviamente in qualche modo le contraddizioni legate all'accumulazione capitalistica. Per affrontare correttamente la questione del lavoro, la stessa parola lavoro probabilmente andrebbe messa in discussione, perché non è difficile pensare qualcosa di completamente diverso, un po' come noi pensiamo, utilizzando la stessa parola che ovviamente, no, per più di un secolo
ha caratterizzato il lavoro per quello che oggi appunto è, cioè appunto un lavoro salariato più o meno precario, ma in cui appunto si dà una prestazione in cambio di denaro. Questa cosa qui, secondo me, può anche in una certa misura rimanere, no? Non è che noi pensiamo a una società in cui non esiste più il mercato, questo sarebbe, credo, abbastanza assurdo, no? Cioè non deve essere il mercato il cuore della società, questo è anche il discorso, no, di Polanyi. Può essere un utile strumento, diciamo così, per scambiare alcuni beni, alcuni servizi. Il fatto che però non esista un'alternativa a questo fa sì che ovviamente le persone siano disperate, no? Si può forse usare questa parola, perché non riescono ad immaginare se stessi al di fuori del lavoro per come è stato concepito, del mercato del lavoro. È chiaro che quando non si riesce più a stare al passo con la competizione, a fare profitto nelle forme tradizionali, ci si arrangia in vario modo, no? Questo è quello che accade nel sud del mondo, in forme di economia grigia, di economia informale, ed è anche quello che sta accadendo nei paesi occidentali. Oramai in Italia, questo non lo si dice, ma su 4 milioni mi pare all'incirca di imprese, l'80% di queste non è più in grado di fare profitti. Cioè questo significa che l'80% delle imprese italiane sono ormai imprese no profit loro malgrado, no? C'è una piccola parte di imprese che continua a produrre, esportare sui mercati internazionali, e quelle continueranno a farlo, e ovviamente non siamo preoccupati per loro, no? Ma per le altre, no? Per il grosso della piccola media impresa italiana, che è poi un'impresa spesso familiare, domestica quasi, no? Che oramai non ci sono più margini. Allora è chiaro che queste sono persone che non stanno più svolgendo un'attività economica allo scopo di un profitto, no? Di un utile, di una crescita, come presuppone la teoria economica tradizionale, ma che evidentemente stanno in qualche modo cercando di dare un lavoro ai propri figli, di mantenere un minimo di fedeltà a una propria storia, a certi valori. Ebbene, ecco, questo già ci dice che c'è tutto un mondo economico che sta chiedendo delle risposte di senso, no? Cioè qual è il senso della mia attività, e ovviamente anche trovare il modo per campare, no? Io credo che l'economia solidale, tutto il mondo, diciamo, che ha già prodotto anche una quantità di esperienze, di testimonianze, no? Le banche del tempo, la finanza etica, i gas, le reti di economia solidale in Italia, i distretti, tutta questa galassia che ancora fa una fatica enorme, appunto, a produrre lavoro, però ha una risposta di senso alle realtà economiche che invece hanno delle competenze, se vogliamo, anche tecnologiche, delle conoscenze più ovviamente raffinate, ma che non sono più in grado di produrre profitto. Allora tutto questo mondo deve evidentemente, come dire, in qualche modo forse mescolandosi, no? e dando luogo probabilmente a degli ibridi anche che ancora non conosciamo, consentire risposte di vita, ecco, concludo, no? Consentire risposte spendibili per i giovani, per le persone che non hanno più un lavoro nel mercato tradizionale, ma che abbiano in qualche modo un senso diverso, che è ovviamente il senso del mantenimento del bene comune, del attraverso relazioni di reciprocità e quant'altro, che non ha più come scopo il profitto, ma che consente ugualmente di fare economia. Questa è un po' la grande sfida, soprattutto direi nei contesti occidentali. Ovviamente anche affiancata a una qualche permanenza del mercato inteso in modo più o meno tradizionale, e anche del settore pubblico, che ha ovviamente delle funzioni che sono diverse sia da quelle, diciamo, del mercato che da quelle dell'economia del bene comune, dell'economia solidale, come la si vuole chiamare. Io credo che in qualche modo una combinazione nuova di questi tre elementi, in cui il mercato e la crescita però non hanno più una dimensione centrale ma solamente una dimensione subordinata, possa essere, diciamo, una via per pensare davvero un'economia diversa che possa
diciamo così, funzionare in un contesto che non è più un contesto di crescita.